Nel calcio troppo spesso si parla di episodi di violenza, ma ci sono gesti di fair play che andrebbero analizzati e messi in primo piano. È il caso di una partita del campionato di promozione che si è giocata domenica tra la Vallesina Calcio e il Tavoletto. Il punteggio è di 1-0, un giocatore del Tavoletto rimane in uno scontro di gioco a terra, l'azione prosegue e c'è un calcio di rigore. Tiziano Cocilò va dal dischetto a sbagliare la massima punizione, volutamente perché appunto la formazione avversaria era con un uomo in meno. Tiziano, un gesto di fair play sicuramente di grandissimo spessore. Sì, a volte non capita spesso, però abbiamo preso una decisione presa in un minuto, d'accordo tutto sia mister che i giocatori, che il direttore sportivo che rappresenta la società. Sembrava giusto non usufruire di un episodio che noi abbiamo valutato così, prendere questa decisione. Quindi è stata una decisione unanime, non è stata unanime, è presa... no, no, non mi permetto di prendere queste decisioni, è stata la squadra, la società e il mister tutti d'accordo che per la partita era meglio far finta che questo episodio è successo, si ricominciava dal risultato 1-0 come se nulla fosse successo. Anche perché appunto il punteggio era di 1-0, quindi un risultato non acquisito, c'era ancora un secondo tempo da giocare oltre ad alcuni minuti della prima frazione, non era un risultato già acquisito, quindi un gesto che assume ancora più importanza. Sì, sono episodi che decisioni che prendi lì in un minuto, ci sembrava giusto fare questo gesto e poi fortunatamente il risultato ci ha premiato alla fine è andata bene così. Abbiamo vinto senza magari un episodio a noi favorevole, ma con le nostre forze, vincendo la partita in modo del tutto meritato. Avete naturalmente ritenuto opportuno, ha ragione, non sfruttare un episodio che naturalmente era stato dettato da un infortunio che in pochi si erano accorti, arbitro compreso e giocatori della Vallesina compreso. Qualche anno fa in Premier League De Canio sbagliò un gol a porta vuota con un giocatore che era rimasto a terra, quindi a volte lì, però anche lui, il grande calcio insegna. Lui ha preso le decisioni, preso tutte le responsabilità a lui. Qua è stata una scelta presa da squadra, e dentro gli spogliatoi fra primo e secondo tempo sapevamo che questa scelta dovevamo fare in modo che non pesasse. È andata bene il risultato, perciò anche questo gesto è andato risultato positivo anche da questa parte. E intanto, fair play a parte, questa Vallesina al comando della classifica dopo 6 giornate di campionato, Tiziano Cocilò che continua imperterrito a segnare quasi un gol a partita. No, stanno va bene perché riesco a segnare in casa, roba che l'anno scorso magari non riusciva, mi fa piacere, e questa testa della classifica non ce l'aspettavamo, però ci fa molto piacere, per adesso ci godiamo questa settimana là davanti da soli e poi vediamo ogni partita quello che succede. Andiamo avanti cercando di fantasticare. L'ultima partita di campionato, gara decisiva per la promozione al campionato d'eccellenza, c'è un calcio di rigore con lo stesso identico episodio accaduto nella giornata di ieri. Lo batterei di nuovo fuori? Intanto arriviamo all'ultima giornata a deciderci il campionato, poi vediamo quello che succede. È facile magari sul risultato 1-0, qualcuno magari poteva pensare se era 0-0, se era il 90esimo. Però le scelte vanno fatte per quando succedono. Noi in quel momento abbiamo preso questa decisione e ci siamo presi le nostre responsabilità. Quando succede andremo a bordo campo e magari invece di un minuto ci vorrà 5 per decidere, però una decisione alla fine la prenderemo.